devo dire che sono aumentati come i bisogni, e la Conferenza Episcopale Italiana può rispondere a questi bisogni attraverso l'8 per 1000 che tanti di voi destinano proprio alla Chiesa Cattolica, la stessa università che sono andati a inaugurare in Kurdistan per i giovani profughi, da dove è venuta quella idea che ho condiviso poi con i vescovi, dall'8 per 1000 abbiamo investito 2.600.000 euro, perché visitando i campi profughi ad agosto scorso ho visto 3 giovani, una ragazza e 2 ragazzi, studiare. Ho chiesto loro: ma dove fare, quando farete l'esame? E hanno detto: il problema non è quando, ma dove faremo gli esami. E allora mi viene anche l'idea, e nel giro di 12 mesi, di un anno, è stata costruita una bella università che abbiamo inaugurato. Quindi ecco, l'8 per 1000 fa questa fine. E voglio dire anche che i pasti che qui verranno dati si aggiungono ai 6 milioni di pasti che vengono giorno per giorno dati dalle nostre strutture, anche questi grazie all'8 per 1000. Quindi mi corre obbligo in questo momento di ringraziare tutti quanti coloro i quali hanno fiducia, che se ne dica in giro, scusate un poco, no? Hanno fiducia ancora in questa operazione che la Chiesa italiana va facendo.